Buongiorno, buon pomeriggio ed eccoci qua all'approfondimento di oggi. Instant Focus, lo leggete nel nostro titolo, investimenti di qualità e prodotti assicurativi, come tutelarsi tra timori e incertezze. Parliamo di questo argomento con il nostro ospite che vi presento subito. Grazie per essere qui con noi a Bernardo Franchi, presidente CDA Asfalia e amministratore unico di Grifo Holding. Grazie per essere qui con noi e buon pomeriggio. Grazie a voi, grazie a voi. Nonché premiato, insomma, durante i nostri Le Fonti Awards in qualità di Asfalia eccellenza dell'anno, insurance, consulenza e gestione del rischio, per la grande esperienza nei settori finanziario e assicurativo, per offrire sempre al cliente pacchetti personalizzati e le migliori soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi. Chiedo scusa. E allora, prima di andare prima di approfondire il tema, di entrare nel cuore dell'argomento, le chiedo anche un commento, diciamo così, a freddo a questo punto, per quanto riguarda il premio. Prego, presidente. Grazie, intanto ben trovati a tutti e grazie dell'invito e soprattutto grazie del premio, questa è la cosa più importante. Allora, diciamo che essere premiati come eccellenza è motivo d'orgoglio, di onore da parte di tutto il gruppo, quindi credo di portare i ringraziamenti da parte di tutti i nostri collaboratori e di tutti i nostri consulenti che tutti i giorni hanno fatto sì che potessimo raggiungere questo risultato. Quindi, detto questo, io dico che l'eccellenza, e lo dico sempre a tutti i nostri collaboratori, l'eccellenza per noi è soggettiva, cioè l'eccellenza credo per chiunque è soggettivo. È uno stato d'animo per quanto ci riguarda ed è un percorso che abbiamo accettato di fare un bel po' di anni fa. Oggi il gruppo è un gruppo, è una holding all'interno del quale ci sono 8 società, tutte collegate tra loro. È un gruppo che nasce da un motivo molto, come dire, molto semplice, e su qui uso una parola, la parola semplice, che è una parola che ci contraddistingue e che è la parola che ci ha permesso di arrivare all'eccellenza, anche se poi arrivarci con un premio per noi è solo l'inizio di un percorso, ma è un percorso che, come dico, va avanti da più di 20 anni. La parola semplice è quello che regna nelle nostre discussioni, nei nostri meeting, nel nostro modo di affrontare questo mestiere. Perché? Perché, diciamo così, purtroppo c'è troppa confusione tra la parola semplice e la parola facile. Noi riteniamo che non ci sia nulla di facile. Semplice è importante. Dobbiamo rendere questo mestiere che facciamo noi, che poi è abbastanza, come dicevo, avendo 8 società che vanno dal broker al corporate, agli istituzionali, al finance, a tutta una parte dedicata ai servizi e così via, rendere semplice il nostro mestiere è quello che ci contraddistinguerà sempre negli anni e che vorremmo che continuasse a contraddistinguerci. Per noi la parola semplificare è la cosa più importante in assoluto. Così come semplice non è facile, e quindi non vorrei passare per una cosa, come dire, di poco conto, quindi una faciloneria, come si suol dire. Altrettanto per noi la parola che ci guida in questo percorso è anche complesso. Però complesso non è complicato. Quindi come semplice non è facile, complesso non deve essere complicato. Quindi l'obiettivo che ci siamo posti è di creare soluzioni complesse ma semplici, perché poi dobbiamo sempre tener conto che dall'altra parte, quindi quando noi parliamo, quando vogliamo fare un qualcosa di importante, dall'altra parte c'è una persona che ascolta. E dalla mia esperienza, la persona ascolta molto più, ha un atteggiamento molto più portato ad ascoltarti se le cose che dici sono semplici, anche nella loro complessità. Detto questo, come dicevo prima, è uno stato d'animo, è un percorso, e il nostro obiettivo è quello di essere consapevoli dell'utilità che potremmo fare, anche educando le persone che incontriamo, con cui parliamo, perché è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è quello di semplificare, come dicevo prima. Facciamo gli imprenditori, e come tutti gli imprenditori, anche noi in questo momento, è un momento piuttosto complesso questo, giusto per, anzi adesso direi complicato più che complesso da questo punto di vista. L'imprenditore comunque è una persona che vive sul mercato, che fa impresa, imprende, fa impresa, e quindi
uno dei luoghi comuni che l'imprenditore è uno spregiudicato e così via. No, l'imprenditore ha una paura. Però per noi la cosa più importante, anche noi abbiamo paura di quello che sta succedendo, di quello che è successo, stiamo passando momenti piuttosto così infelici per certi versi, però la paura non è altro che una percezione futura di una cosa negativa. Ecco, noi dobbiamo essere capaci da imprenditori di trasformare questa percezione da negativa a positiva, per cui trasformando questa percezione diventa forza. Ecco, quindi io quando penso al premio come eccellenza che abbiamo ricevuto, penso che la strada che dobbiamo fare è questa e forse ci ha portato a ricevere il premio di eccellenza questo nostro modo di essere. E quindi io sono estremamente soddisfatto del gruppo che rappresento perché abbiamo un ottimo ambiente di lavoro, abbiamo delle persone che, come dire, danno l'anima per il gruppo e per il loro posto di lavoro. Quindi questo è per me è motivo di orgoglio e fondamentale. È fondamentale la qualità dei rapporti che esistono all'interno della nostra struttura, ma ancor più, visto che poi andiamo sul mercato, è la qualità dei rapporti con i clienti che fanno la differenza. Oggi noi siamo un gruppo, come dicevo prima, composto da circa 230 persone, collaboratori, più 52 dipendenti. Abbiamo 18 uffici circa sparsi su tutto il territorio nazionale, abbiamo un asset under management che supera il 1,5 miliardi e quindi questo è un motivo di vanto tutto quanto. Abbiamo degli accordi all'interno del nostro gruppo, ci sono due divisioni, una divisione che è quella dedicata ai clienti di un certo tipo, quindi seguiti dai collaboratori, seguiti direttamente dai nostri advisor, e poi abbiamo una divisione che invece si occupa di tutta quella parte istituzionale e corporate, con la quale abbiamo oggi circa 12 accordi firmati con banche che ci hanno dato fiducia, con la quale facciamo sia la parte tecnologica, che poi magari se ho tempo la racconterò in 2 secondi, la parte tecnologica che è quella che abbiamo iniziato a fare, ad investire già dal lontano 2016, quando ancora, grazie a Dio, abbiamo visto un po' avanti rispetto agli altri, e poi abbiamo tutta la parte di strumenti e servizi. Sono molto contento della parte istituzionale perché avere la fiducia di gruppi bancari non è così scontato oggi per chi fa il nostro mestiere. E quindi se un gruppo decide di legare, visto che brand reputation oggi credo che sia una delle cose più importanti che un'azienda salvaguardi, se decidono di legarlo a noi, questo mi fa molto 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 piacere. Quindi non ultimo il Centro Italia, una banca, abbiamo appena siglato un accordo, quindi lo do quasi in esclusiva, quindi sono molto molto contento. Presidente, un po' l'ha già anticipato. Sul difficile, dato che insomma complesso effettivamente, dopo la sua spiegazione non è la parola forse giusta, ma sicuramente difficile periodo che stiamo vivendo, iniziato con la pandemia, beh, insomma, e poi con tutto il resto che ne è conseguito e fin dove siamo arrivati. Come ha influito questo periodo nell'elaborazione delle soluzioni che state proponendo? Lei prima ha accennato alla paura, che è una percezione negativa di qualcosa che sta per accadere. Beh, insomma, a fronte a questo, chi si occupa di assicurazioni inevitabilmente la testa ce la deve sbattere in qualche modo. Sì, direi che la pandemia, guardi, io dico una cosa molto, molto semplice. Secondo me la pandemia ha fatto una cosa, uso un termine calcistico, la pandemia non ha fatto altro che decretare la fine di una partita. Cioè, sono stati 3 fischi finali, la partita si è conclusa e da dopo la pandemia, e comunque durante e dopo la pandemia, ne è cominciata un'altra. Quello che noi non possiamo sbagliare e quello che non dobbiamo sbagliare è continuare a giocare quella vecchia partita. Io vedo dei colleghi che stanno continuando a giocare quella vecchia partita e secondo me non è così chiaro, perché oggi, diciamo, vedendo le statistiche, le società, le compagnie, eccetera, stanno raccogliendo, sembra che vada tutto bene, ma credo che la pandemia ancora i segni non li abbia lasciati. Quindi siamo ancora in quella che viene definita l'onda lunga, quindi dovremmo arrivare a vedere.
Io, come dico, credo che sia partita una nuova partita, quindi bisogna cominciare a far gol nella partita nuova, perché quelli che fai nella partita vecchia, che sono quella famosa onda lunga, non contano più niente. Quindi abbiamo dei temi di trasformazione che sono evidenti e che comunque, o se non lo sono, lo diventeranno. Quelli che secondo noi sono i temi più importanti, uno su tutti, che l'emergenza Covid ha avuto forti impatti in termini di interventi normativi. Ad esempio, prima che ci fosse il lockdown, anche la sottoscrizione di contratti, eccetera, eccetera, doveva passare solo ed esclusivamente in una certa maniera. Oggi le stesse autorità di controllo stanno andando velocissimamente verso temi, ripeto, di digitalizzazione delle cose e soprattutto questo semplificherà, per tornare al nostro mantra, semplificherà il nostro modo di operare. Io sento tanti colleghi preoccupatissimi perché sembra che ci stiamo, come dire, effettivamente il lavoro è aumentato dal punto di vista burocratico. Però, come dicevo, è una nuova partita e quindi bisogna strutturarsi per essere pronti a giocarla. Questo inasprimento, se vogliamo, di tutta una serie di cose burocratiche porterà anche, secondo me, come dire, a una corsa che oggi stiamo vedendo quasi soprattutto sulla digitalizzazione, la stiamo vedendo in maniera più veloce nel settore della digital health, quindi tutte quelle cose inerenti alla salute e via dicendo, sta diventando molto più veloce la trasformazione digitale in questo settore e grazie, come dicevo, anche alle normative che ci permettono di anche lavorare a distanza. L'altra cosa che vedo come tema di trasformazione molto, molto soprattutto di questi giorni, insomma, molto pesante, è che si conferma che è partito il trend dell'M&A. Quindi vediamo grandi gruppi stranieri che stanno arrivando in Italia, grandi intermediari stranieri che stanno arrivando in Italia e stanno comprando mani basse. Ecco, questo è il nostro obiettivo, così ne approfitto per dire che in questo momento noi stiamo definendo abbiamo un po' di deal aperti per poter fare operazioni, ma noi ci poniamo come intermediario in cerca di colleghi che abbiano voglia di creare qualcosa di importante. Quindi come un intermediario che in questo momento si sente di poter aggregare. Quindi il mio appello è a chiunque oggi si senta nella condizione di vivere in un gruppo, ecco, un gruppo nel vero senso della parola, parliamone benvenga. Quindi è partito questo trend di M&A, se guardiamo nel resto del mondo ci sono intermediari molto importanti, molto grossi, che sono paragonati a compagnie quasi. In Italia invece c'è qualche caso particolare, ma per il resto si parla di intermediari medio-piccoli. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare verso intermediari con masse critiche e con poteri contrattuali molto, molto più forti. Per tornare alla sua domanda, l'altra cosa che la pandemia ha accelerato è che è cambiata la percezione del rischio, sia finanziario che sanitario, sia delle famiglie, ma quello che notiamo noi è un cambiamento del rischio soprattutto sulle imprese. Perché? Perché si sta sviluppando sempre di più il modello welfare, con l'istituzione degli enti del terzo settore e così via. Anche questo ha portato a una velocità di trasformazione in questo settore e io sono molto contento personalmente che le imprese oggi mettano come punto, come dire, come punta di diamante il fatto di avere un welfare aziendale e così via. Perché per quanto mi riguarda all'interno del gruppo, ma spero sempre più anche fuori, il benessere e la felicità e comunque il wellness, diciamo così, delle persone che ci lavorano con noi deve essere al primo posto. Perché solo se tu metti al primo posto le persone che lavorano con te, loro faranno lo stesso con i clienti che poi andranno a visitare. Quindi è un passaggio che ci sentiamo di continuare a insistere a fare. Poi abbiamo visto un'altra cosa, personalmente. Dopo tanti anni di esperienza, posso dire, ormai visti anche il colore dei capelli, un po' di anni di esperienza c'è, posso dire che questa pandemia ha fatto una cosa, ha trasformato dei rischi che finora erano teorici, il rischio pandemia stesso,
tanto per capirci. Io continuo a parlare di pandemia, ma è chiaro che non è il rischio pandemia, è cambiato il mondo dal 2020, perché oggi siamo in una fase, spero, che potremmo dire di uscire dalla pandemia, non è capitata un'altra, quindi abbiamo un problema geopolitico a casa nostra e fuori dai nostri confini non da poco. Quindi ormai abbiamo visto che è un susseguirsi di questi rischi che da teorici sono diventati reali, perché se fino a ieri non ci si pensava, oggi il famoso cigno nero capita quasi tutti i giorni. Oggi forse è il cigno bianco che dobbiamo inseguire, perché quello nero ormai è diventato una prassi. Quindi anche questo ci deve far riflettere. Quindi trasformare i rischi teorici in rischi reali. Abbiamo visto i rischi del cyber, abbiamo visto tutta una serie di cose di cui si continua a parlare, però bisogna essere concentrati. Il nostro obiettivo è essere concentrati e fornire dei servizi che soprattutto diano consapevolezza a chi li colloca di essere utili, perché il passaggio è essere utili alle persone con la quale andiamo ad operare, che siano esse istituzioni o clienti. Poi l'altra cosa che è successa è che sono saltati quegli elementi di risk management, o perlomeno sono obsoleti, perché tutte le cose di forecast, budget, eccetera, eccetera. Oggi tu puoi fare tutti i budget e i forecast che vuoi, ma nel momento stesso in cui succede il famoso cigno nero che dicevo prima, ti ritrovi ad aver fatto dei lavori, non dico per niente, ma quasi. Ecco allora che rientra un altro aspetto che per noi è fondamentale, che è l'aspetto della flessibilità. Noi oggi, se vogliamo sopravvivere, ed è quello che ci ha insegnato, ci sta insegnando tutti questi eventi negativi che stanno succedendo, noi dobbiamo essere flessibili. Flessibili non vuol dire non avere le regole. Flessibili vuol dire, faccio un esempio semplice ma anche banale, basta solo aumentare, come dire, se io ho un cavallo e lo metto in una stalla, probabilmente si sente compresso. Se io invece di metterlo in una stalla lo metto in un recinto grande come l'Argentina, come l'Italia, si sente libero. Ecco, questo è importante, però bisogna trovare i confini dove la flessibilità non può essere confusa con diciamo anarchia, tanto per capirci. Quindi da questo punto di vista io credo che è importante quello che stiamo facendo, stiamo andando verso tutta una serie di il famoso il tema degli ESG e così via. Questo sicuramente porterà dei benefici, perché essere attenti all'ambiente che ci circonda, essere attenti alle persone, io credo che poi sia, non dico che sia, come dire, è doveroso, ma avremmo dovuto farlo prima, perché qualsiasi persona per bene avrebbe dovuto farlo prima. Quindi questa tendenza ad andare verso questi temi, secondo me, è positiva, nonostante tutto quello che stiamo vivendo e stiamo, come dire, subendo, perché in questo momento lo stiamo subendo. Quindi il mio messaggio è un messaggio positivo verso i nostri clienti, i nostri istituzionali, i nostri collaboratori, i nostri dipendenti. Messaggio positivo che vuol dire non essere stolti da dire non sta succedendo niente, ma bisogna essere, come dicevo prima, cercare di trasformare quella percezione negativa che ci mette paura in qualcosa di positivo. Tanto se succede qualcosa paghiamo tutti, se non succede niente dobbiamo essere pronti a partire e a essere sempre al nostro livello. Poi ho detto prima, è tutto soggettivo. Quindi noi non abbiamo, non pensiamo di essere bravi, migliori e così via. Pensiamo di creare un modello, e il modello che abbiamo creato parte dal presupposto dove è importante, come dicevo prima, essere utile, è importante collegare il nostro cliente in un modo e comunicare con lui in un modo, ed è per quello che abbiamo creato un sistema multicanale dietro, cioè tutte le società del gruppo lavorano per un unico obiettivo, che è quello che ho appena esternato. E però è importante una cosa, che questa multicanalità non vada all'utente finale, ma vada al nostro consulente, alla nostra banca, al nostro istituto di credito e così via, che dovranno essere loro ad essere omnicanali, cioè parlare loro con le persone che sono a fianco a loro. Quindi questo per me è un messaggio importante, ed è il modello che abbiamo adottato e che continueremo ad adottare. E allora diamo anche un occhio a quali possono essere le prospettive per il futuro. Lei prima parlava del cigno bianco da inseguire. Vediamo come si insegue, insomma,
sulla base, ecco, di quanto ci ha esposto e del contesto e delle novità, insomma, degli strumenti con cui lo stesso comparto assicurativo deve e può avere a che fare e che può sfruttare in maniera virtuosa, insomma. Chiedo scusa, Presidente. Allora, intanto come si insegue il cinobanco è una bellissima domanda e devo dirle che con tutta onestà mi piacerebbe saperlo. Diciamo, noi proviamo ad inseguirlo in alcuni modi. Beh, innanzitutto, come ho detto, abbiamo creato una società che si chiama Grifotech all'interno del gruppo che si occupa esclusivamente di piattaforme digitali e anche qui abbiamo avuto, direi, un ottimo successo. È una piattaforma che piace, semplice. Ed è la piattaforma che collega tutte le attività del nostro gruppo. Quindi il nostro gruppo sta insieme, come dire, grazie al collegamento che con una piattaforma multicomparto e multicompagnia, quindi con la possibilità, essendo noi broker ovviamente, lavoriamo con una quantità di compagnie che ci danno il prodotto, Grifotech è il collante di tutte le attività del gruppo. Come si insegue? Si insegue anche creando, come dicevo prima, essendo il settore, quello della salute, un settore importante, si crea anche, noi abbiamo creato un broker, si chiama Grifo Health, che si occuperà di tutta la parte della salute, quindi tutta la parte inerente alla salute, siamo soci sostenitori di una cassa di una mutua, welfare e quant'altro, dicevo prima. Poi abbiamo ammesso un altro aspetto con la nostra società di servizi, che si chiama Quadrato. Abbiamo deciso di investire pesantemente e di entrare pesantemente in un mondo che è quello dei servizi, per cui i servizi che possono essere servizi alle imprese, alle famiglie, come dicevo prima, al terzo settore e così via. Bisogna anche, per quanto ci riguarda, è importante anche destinare una parte del nostro ricavato, del nostro business a chi non sta, o comunque sta un po' meno bene di noi. Questo è un altro degli aspetti che credo che contraddistingua il gruppo. Tra le altre cose abbiamo fatto appunto come si insegue, come dicevo prima, andando e parlando con le persone per dare soluzioni e situazioni utili. Utili che vengono fatte a monte, vengono scelte a monte perché? Perché con le compagnie con cui lavoriamo, faccio l'esempio del broker piuttosto che di Asfaglia, che è un po' la mamma del gruppo, quindi è nata 20 anni fa. 20, più di 20 anni fa, ormai sono quasi 25 anni fa, dicevo, abbiamo da sempre un rapporto con le nostre compagnie che non è un rapporto di mandatificio puro, ma è un rapporto di partnership. Quindi, mediamente le compagnie per noi costruiscono il prodotto, ce lo danno in esclusiva. Perché garantiamo dei risultati e perché garantiamo dei risultati? Perché abbiamo un ottimo rapporto con i nostri clienti. Quindi questo mi sembra che sia uno dei passaggi. Il cigno si insegue avendo un ottimo rapporto con i propri clienti, con l'utilizzatore finale, perché se non hai un buon rapporto con quelli, un po' di fatica la fai. E secondo me, ho detto prima, stiamo parlando di una partita nuova. Oggi il cliente ha bisogno di sentirsi dire qualcosa di nuovo, non dal punto di vista, di chissà quale invenzione, ma ha bisogno di avere il proprio rapporto con il consulente al centro di tutto. Al centro di tutto, che sia la consulenza, che sia lo strumento, tutto quello che avviene oggi deve avvenire nella logica per e solo per il cliente. Quindi questo è il passaggio che noi vorremmo fare ed è, sono le condizioni per cui pensiamo che inseguiremo il cigno. Spero lo prenderemo alla fine questo cigno bianco per continuare a stare su questa metafora. Lo prenderemo facendo solo delle cose utili per i clienti. Poi gli errori si fanno tutti. Sicuramente il mio messaggio vuole essere un messaggio non di, come dire, di chissà quale spessore. Vuole essere un messaggio dicendo sbagliamo, se sbaglieremo chiederemo scusa, ma l'avremo fatto in buona fede. Sicuramente questa azienda è un'azienda che vuole andare avanti con la buona fede di fare qualcosa di importante.
E allora, beh, a questo punto buona caccia e anche buona partita, per usare l'altra metafora che aveva utilizzato, una partita nuova da giocare per Bernardo Franchi, presidente CDA Asfalia e amministratore unico di Grifo Holding. Complimenti ancora per il premio e in bocca al lupo per il futuro e grazie ancora per aver accettato il nostro invito.